ritratto di Donna Franca Florio è un olio su tela di Giovanni Boldini. Datato al 1924, fu realizzato dall'autore nel 1901 e ritoccato fino alla versione definitiva. L'opera immortala Donna Franca, nota come Regina di Sicilia. La sua intrigante bellezza ed eleganza avevano sedotto centinaia di uomini, primo fra tutti Gabriele D'Annunzio, che la definì l'unica. Ignazio Florio aveva commissionato al pittore ferrarese un dipinto che immortalasse la bellezza della moglie, il quale, animato da una vivace vocazione alla mondanità, si trasferì immediatamente da Parigi a Palermo. Dopo il tracollo della famiglia nel 1927-28, l'opera fu acquistata dal barone Rothschild e rimesso in vendita da Christie's nel 1995, per poi ricomparire sulle aste nel 2005, quando fu battuta da Sotheby's a New York per essere esposta al Grand Hotel di Villa Igea, antica residenza dei Florio a Palermo. Nel 2017 il ritratto di Donna Franca Florio è stato nuovamente messo all'asta e acquistato per 1.133.000 euro. Per tornare definitivamente nella sua Palermo, dove sarà esposto a Palazzo Mazzarino.